Ciao a tutti, mi chiamo Osea e sono il titolare dell'azienda agricola Cascina Arancate. La nostra azienda si trova a Catatenovo, è una piccola realtà agricola a conduzione familiare, e nasce circa 10 anni fa grazie all'aiuto fondamentale dei parenti e degli amici. Siamo partiti con pochissimo, qualche centinaio di metri quadrati. Oggi invece l'azienda copre quasi 2 ettari dove coltiviamo i nostri ortaggi di stagione certificati biologici, più una parte di frutti di bosco, soprattutto mirtilli e uva da tavola. Ho scelto di fare questo lavoro qua perché mi affascinava il ruolo dell'agricoltore, che secondo me soprattutto oggi non può più essere soltanto quello di ottenere un prodotto e di venderlo, ma di coltivare del cibo sano e preservare e migliorare il territorio dove si lavora e si vive. Perciò nella nostra azienda, per esempio, escludiamo l'uso del diserbo, lavoriamo molto sulla prevenzione delle malattie anziché sulla cura, e quando occorre intervenire lo facciamo con prodotti di origine naturale. Diamo molta importanza alla rotazione delle colture e all'uso della sostanza organica. Per esempio in questo momento ci stiamo avvalendo del prodotto di un'azienda locale che produce compost utilizzando i lombrichi. Seguendo le stagioni cerchiamo di avere il massimo della varietà di prodotti che poi vendiamo direttamente qui in azienda e ai mercatini dei produttori locali di Catatenovo e di Val Madrera. Oltre a coltivare ortaggi abbiamo fatto e facciamo tutti i giorni un'opera di recupero delle zone marginali, perché la nostra azienda nasce proprio su uno di questi terreni. Stiamo parlando della Valle del Pegorino, che è un versante terrazzato e che negli ultimi decenni è stato abbandonato perché era scomodo, perché era poco meccanizzabile. E il lavoro di recupero è stato bello lungo. Lavorare questi terreni non è facile, però sicuramente c'è una bella soddisfazione personale, perché adesso veramente raccogliamo le zucchine, le cipolle, dove prima crescevano solo spine e boscaglia. Tornare a lavorare e vivere sui terreni marginali, secondo noi, è un atto d'amore verso il proprio territorio.